Assessore, la situazione qual è per quanto riguarda i licenziamenti, insomma, della Johnson & Control? Sì, questa mattina sono stato a Corropoli al presidio dei lavoratori che hanno proclamato questo sciopero per ribadire la vicinanza mia e della Regione a questa problematica che stiamo seguendo. La Regione vuole mettere in campo ogni strumento, ogni misura che possa tutelare questi posti di lavoro, perché dietro a questi posti di lavoro ci sono delle famiglie. Nel contempo ho convocato il nuovo tavolo regionale per giovedì 16 alle ore 11, coinvolgendo il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, per intenderci il vecchio sviluppo economico, in particolare l'ufficio crisi aziendale, per cercare di capire anche cosa può fare il governo. Speriamo che si colleghino, quantomeno in videoconferenza, i vertici degli Stati Uniti, i vertici dell'azienda Johnson, per capire un po' quali sono le loro intenzioni, ma noi faremo ogni forma di battaglia insieme ai lavoratori per cercare di tutelare questi posti. La priorità è quello di salvare i posti di lavoro, però giustamente ci stiamo guardando attorno insieme alle altre istituzioni, ma soprattutto insieme a Convindustria. Io ho un incontro la prossima settimana, non vi dico il nome di questo imprenditore, o meglio di questa cordata, per capire se ci sono le intenzioni per rilevare questa azienda. Una cosa buona da parte dell'azienda è prevenuta, che comunque se ci dovesse essere un potenziale acquirente sarebbero disponibili a vendere il sito. Questo ci incoraggia un po', nel senso, nel negativo l'unico elemento positivo. Però continuiamo a monitorare la situazione, la Regione farà la sua parte e metterà in campo ogni azione per tutelarli, perché giustamente quando c'è un posto di lavoro dobbiamo fare di tutto, perché dietro un posto di lavoro, come dicevo, c'è sempre una famiglia.